Nebbia fitta, pioggia battente, un'atmosfera surreale che ha accompagnato questa edizione di Passi nella Neve, questa giornata di Passi nella Neve. È stata la conca del Montozzo, 2478 metri, ad ospitare il monologo di Alessio Boni, Montagne in guerra, adattamento di Carl Labino del testo di Kipling, La guerra nelle montagne. Una lettura teatrale che ha coinvolto e appassionato il centinaio di persone che ha sfidato il maltempo per raggiungere il rifugio Bozzi sopra Ponte di Legno e assistere alla giornata di Passi nella Neve. Le Dolomiti si ricongiungono con l'altopiano di Asiago, inutile dirvi che si combatte anche lì. Poi dall'altopiano si procede fino a fare un giro a nord finché si incontra la frontiera con la Svizzera. Una catena ininterrotta di monti, come potete vedere. Beh, diciamo che il tempo non è stato favorevole, ma la bellezza di questo posto anche con la nebbia ha un qualcosa di struggente che piace, anche se purtroppo non ci ha aiutato più di tanto. Sì, diciamo che si assapora quello che è un po' il clima, che poteva essere anche della guerra, nel senso che la montagna anche pioggia, freddo, e anche questo, quindi ci sta. Non siamo equipaggiatissimi, quindi non vale la pena di andare oltre, anche se lo spettacolo, arrivare in quota, valeva la pena, l'attore è bravissimo, le musiche, i canti degli alpini riescono davvero a ricreare quel clima che probabilmente ha circondato la prima e anche la seconda guerra mondiale. La tenacia del pubblico ha colpito profondamente anche l'attore, che ha trovato con le persone che ha avuto davanti una profonda condivisione. A me c'è stato emozionante proprio questo, perché non si muovevano, le persone si abbardavano, si mettevano delle strutture di cellophane sulle ginocchia, si mettevano gli ombrellini, il copricapo, eccetera, e ne ho visti non muoversi, ho detto no, non posso crederci. Questo mi ha dato una grandissima energia, sono ancora un po' anchilosato dal freddo, però devo dire che è stato emozionante per me vederli lì fermi ad ascoltare le parole di Kipling. Una giornata che, pur tra mille difficoltà, ha comunque soddisfatto gli organizzatori. C'è un po' di freddo, c'è un po' di acqua, ma va bene così. Vanno vissute in questo modo, vanno vissute con la consapevolezza che la montagna ti offre anche, purtroppo, in alcuni casi queste situazioni, ma che queste situazioni sono quelle che venivano vissute dagli alpini.